il video, per far comodo il video. Buongiorno, sono Silvana Lazzarino e sono qui questa mattina a Milano, al Teatro Caboto, in via Caboto, dove si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Il Poeta dell'Anno 2015. Questo è uno dei più prestigiosi premi organizzato dalla 8 edizioni di Ottomaro Maestrini, a cui hanno preso parte i poeti che hanno già partecipato e vinto premi in precedenti edizioni, sempre della ottima edizione di altre case editrici. Il premio mette a disposizione dei finalisti una targa aurea con pergamena personalizzata, mentre al poeta vincitore unico assoluto riceverà una maxi targa con trofeo. E la cerimonia inizierà qui stamattina tra circa una mezz'ora e verranno anche declamate le poesie finaliste, oltre a essere letta la poesia del vincitore. Accanto a Ottomaro Maestrini e a una giuria di noti nomi del panorama culturale e letterario sarà presente Elisabetta Viviani che presenterà la cerimonia. Respiro di ogni decisione affollato il mio cuore, imprigionandolo entro una gabbia dorata dove solo a te era permesso entrare. Lì costruivo speranze disattese, desideri sfumati di noi due, stretti, uniti in un amplesso mai consumato, sfumato nei rigogliosi paesaggi di un'estate romana ormai lontana. Notti insonni, giorni interminabili attendevano una tua risposta, mai data. Inghiottita da quel silenzio, sono precipitata in un abisso per risollevarmi quando per me semplicemente non eri più. Questa mostra nasce dalla cooperazione, l'interesse e la conoscenza reciproca tra il Centro di Studi Storici e Antropologici e l'Associazione della Storia. Che sono altri aspetti, ma comunque abbiamo un comune molto di interesse e molte strategie culturali. È stata allestita grazie alla disponibilità dell'Associazione Italiana, anche del Ministero della Storia, e patrocina il Comune del Cammino, la disponibilità della Prologo e della FIDAP, che hanno voluto patrocinare l'iniziativa. La mostra è ben chiaro, raccoglie opere di artisti giovani non noti e molto noti estoni, che si sono ispirati alle fiabe dei fratelli Grimm, che ovviamente sono conosciute anche in Estonia, ma non soltanto perché in Estonia si conosce l'opera, diciamo, del popolare dei fratelli Grimm, ma perché la materia che ha visto la stanza dei Grimm appartiene tutto sommato al patrimonio mondiale, universale, naturalmente occidentale, ma anche negli altri continenti certe varianti, certe strutture fiammiste sono abbastanza note. I Grimm si erano occupati della tradizione popolare fiammista, germanica, tedesca, con un obiettivo ben preciso, cioè di identificare appunto l'identità della radice culturale tedesca attingendo alla sorgente, così dire, spontanea, che era rappresentato dai sapiri che poi si articolavano nelle diverse fiabe popolari. Le fiabe che raccontavano le serve, le tessitrici, gli uomini fatiche e così via. E cioè la gente del popolo. Secondo i Grimm era proprio lì che si sedimentava i saperi, sedimentavano i saperi storici e culturali che venivano da lontano, veramente la notte dei tempi. Questa mitologia comparata dei film doveva poi svilupparsi attraverso questa opera omonima che veniva selezionata dai due fratelli attraverso un crivello letterario. E alla fine quest'opera era un'opera letteraria che guardava alla sua fonte popolare, tradizione orale, ma con un'attenzione diversa.
cioè veniva una volta per tutte fissata su carta come incisa, inamovibile e trasmissibile alle altre generazioni, perché appunto accettata dalla stampa e dalla cultura ufficiale. In realtà quello, l'obiettivo che da loro centrato erano rappresentati da più obiettivi, non solo l'identità germanica costruita, ricostruita artificialmente, quando parliamo di identità parliamo sempre di un processo di identità autoproclamatici, in qualche modo erano riusciti a nascondere meno truculente certe fiabe come quelle di Cappuccetto Rosso, ma nelle prime edizioni Cappuccetto Rosso non era eroica così come la conosciamo nelle trasformazioni successive, soprattutto dalle traduzioni cinematografiche dei film. E allora quest'opera, che si ispira peraltro a quella più antica e più monumentale, Giambattista Basile, dal punto dei punti, questa Verona, un'opera dichiaratamente letteraria, scritta da Giambattista Basile intorno al 600, legato dopo il suo nome, è nota adesso al grande pubblico perché elaborata cinematograficamente da Gabrone, che ha scelto tre fiabe fra le 50 e le ha appunto rese a cinema. Non rispettando in verità la materia fiabesca propria, ma ovviamente interpretando la sua morte, come giusto che sia, perché le fiabe popolari sono così, sono materia maleabile, dove ognuno ci lascia la sua impronta. Però circolano, però soprattutto quelle di tradizione orale appartengono a un gruppo, nessuno pensa di ricavare da una barzelletta il genere più vicino alla fiaba di tradizione orale quando funzionava nel mondo popolare è l'attuale barzelletta. Anche quella, nessuno si interroga da dove viene, chi l'ha inventata, perché c'è quella versione, non un'altra e così via. E le fiabe di tradizione popolare funzionavano a quel modo, e soltanto con l'attenzione della letterarietà che sono inventate altro. E l'inizio della fiaba, dopo Basile, è stata quella dei Grimm e poi l'attenzione occidentale nei confronti di questo genere fantasmatico. Ora tutto questo entra nel gioco degli illustratori, perché una delle occasioni di grande sviluppo della editoria fiabesca nei confronti del grande pubblico, siamo nel 600, ci sono decine di pubblicazioni, nel 500 la gente legge, ci sono 2 milioni di opere a stampa che circolano in Europa, quindi quando parliamo di editoria non parliamo di piccole cose, parliamo di una numerosità attendibile e interessante. E nel 700 e soprattutto nell'800 le fiabe vengono illustrate e quindi non solo le si legge ma le si vede. Questa sorta di fusione tra lettura e visione, la fiaba acquista un'ulteriore credibilità nel senso di spegnimento e l'illustrazione diventa veramente fondamentale, soprattutto in l'illustrazione delle fiabe in Estonia e in generale nei paesi dell'est. Di tante palline. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra. Come fai a parlare? Quel fiore che vive una notte per ogni 100 anni, come fai a parlarmi? Ricordarmi qualcosa, a quest'ora, a quest'ora. La pelle ubriacata come se io stessi ancora ad ungerla di gin nell'ombelico vuoto, piccola coppa, e a grande mano stendessi al seno.
schiena e natiche. Piuma. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come fai a parlarmi? Quella tua lunga verginità presa in 2 ore su un letto di tovaglie. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra. Ischia bella, Ischia marrana, da te ritornerò. La notte non sembra finire, poi fa giorno e un altro domani arriva più grigio che mai. Se a scuola i tuoi professori non credono in quello che fai, quando senti un gran vuoto dentro, ma tu non ti spieghi il perché. E allora ama più forte con tutto il cuore, ama più forte, credi in te stesso e non mollare. Quando leggi su tutti i giornali di un uomo ammazzato laggiù, quando il mondo ti sembra fermato e tutto è più muto che mai, quando pensi a quella ragazza rimasta nel cuore e in te, e non sai dove è andata a finire e se pensa ancora a te. E allora ama più forte con tutto il cuore, ama più forte, credi in te stesso e non mollare.
Vox Ischitana presenta La Mancineide. Bruno Mancini. Il battito. T'ho scorta martoriarmi con l'amico. Ho consumato suole per seguirti. E tu, nel film di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace. T'ho vista, come sempre, offrirmi fiori, lo sguardo aguzzo, sfacciatamente trasparente. Carta velina scopriva la tua ansia. Ti udivo, soliloqui d'irsuti anatema, recettore di suoni molesti, nel pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista aguzza, recettore di suoni molesti, mentre il divino lentamente tornava negli abissi del suo nulla. Collima, il mondo dei contrari, aliena è solo la speranza. Bruno Mancini, Delfis, per Franco Compagnone. Era un amico delle mie poesie, il timoniere, mai brusco e mai sciocco. Protettore dei delfini. Franco diceva a me, tu sei poeta. Il faraone, il mare, è regno vita e regno morte, è sfida senza basi di ritorno. Franco ancora è. Nelle notti delle nostre veglie, forse ieri o forse mai, strambando, cazzando, sgusciando tra bitte, boma e parabordi, corridoi e letti di ospedale, per un sollievo alle nostre mamme.
Bruno Mancini. Forte fracasso nella stagione onnivora del forse voglio. Andavo a braccia alzate, scalzo, occhi nel manto di nebbie, di sorrisi e di ricordi, pirata senza zaffi per sirene. E Gilda lì, cosciente di incoscienza, l'amore si degnava di aspettare. Bruno Mancini. Credevo. Ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del bischero. I sensi atrofizzati, in dormiveglie indotte, l'ombrico nella mela, per scrivere poesie. Credevo. Muschi, verdognoli tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro della battona, la mente assente dalla pelle, respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Fascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati dai mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza. Mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie. E sono.